questo ABS, se vuoi, qui puoi, devo pure sta robaccia qui. Ti cambio il canale tutte volte. Mi cambi i canali, mi raccomando, non guardate. Spegni la luce. Prendo altri fogliettini, lo provo io. Cambia, l'hai messo. Sì, sono tutti, devi solo scambiarli e vi do dei fogliettini e delle penne che potete, diciamo, l'idea è che fate proprio una classifica da quello che vi è piaciuto di più a quello che vi è piaciuto di meno. 3, 2, 1, 1, 2, 3, esatto. Okay. Non so brano per brano, ma cercate di dividerlo in due, perché dividerlo in due perché nella seconda fase camminiamo di nuovo, facciamo il mescolamento delle carte. Perché qual è il problema? Io ti faccio sentire prima il primo, poi il secondo e poi il terzo. Sì. E statisticamente il secondo potrebbe essere, o il terzo quasi mai sceglie il primo. Quindi cerchiamo. Prima devi ascoltare tutti e tre. Sì, però ci sono molti studi su questo aspetto. Ed è meglio cambiare. Quindi cosa faccio per esempio? Fallo partire solo un attimo così vediamo se sono dei canali, ok. Aspetta. Vai. Armelo Partego. Sì. Chiedi solo a Paolo le penne. Ma non lo facciamo qui, ve lo diciamo lo spoglio, solo perché volevamo fare una cosa fatta bene, tutto qui. Voi fate la prima volta con i tre diffusori. Sì, con diffusione è andata bene, però, sì, però qua è più sottile la differenza, quindi è più possibile la... Anche qua? Anche con questa catena? In generale, non con questa catena, in generale le differenze tra i dati è diversa. Su questa catena? No. Dipende. No, ma io se ti dico così, no, ti condivido. Prendere un po' d'apposta. Bravo, non ci sei cascato, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi mancano... Ma che scherzi? Ma dividere. Dividere, sì. Tanto vi consiglio, tenete voi 5 le penne e poi ve le consegno, vi consegno i foglietti dopo, così senza che... Okay. Già siamo pronti, perfetto, io parto, devo solo regolare il volume. Un minuto e mezzo. Hanno chiesto loro, io sono un mero esecutore. Allora, che c'è invece del piano, tanta seconda. Ok, vale la spesa. 1, 2, 3 in questo caso. Facciamo 1, 2, 3, poi l'altro brano, 1, 2, 3 e l'altro brano, 1, 2, 3. Ok? Pronti via. Parto col primo.
posizione non devo fare un primo, secondo, terzo. Ah, c'è vero. Poi puoi scrivere anche delle note di misura, non di misura, della stante. Sì, infatti. Però diciamo che Sono altre due penne. No, perché prima le volevate, ma evidentemente perché non vuole che scrivere, se è piaciuta di più, queste non scrivono proprio. L'acqua questa, se è piaciuta di più, quella media. Allora, diciamo che io mi tiro via la mia Ok. Chiedo perché poi c'è la seconda parte. Okay. Però li cambiamo nel frattempo. Sì, devi tanto ricambia. Ma te io sono indeciso. Le posso indeciso fra. Posso spostare questo un po'. Sì, perché tante canzoni che dovranno avere l'altro. Guarda, facciamo così. No. Tu te lo ricordi te? Bravo. Te lo posso dire a te? No, non me lo dire. È meglio però che fai a vedere cos'è. Poi tanto li ricambio io, non lo saprai nuovamente, quindi è doppio c'è ugualmente. Amico. Ok. No. Quello che tutti e due abbiamo messo. Facciamo un altro. Dovete fare un altro pezzetto. Peccato. Per questo lo tengo io. Tiene buona. Però se vuoi sapere te lo dico. Se lo vuoi sapere. L'hai cambiati già? Ok. Allora. Lo dico fuori. Può venire ma continua. Buonasera. Ma ti piacciono sta roba? Non dimmi che ti piace, perché a casa non sono completamente diverso, ti piace così. Però ti ho detto c'è sempre. Per te queste sono troppe per la mia. Non si può dire nulla qua. Però poi mi dici chi suonava dopo, chi suonava adesso, 1, 2, 3. E anche adesso sei annotato. No, perché così rido. Allora, le differenze si notano. I due lettori sono molto vicini. Molto, ogni una canzone è meglio uno, una canzone è meglio l'altro, e quindi è impossibile. Scusami, mi dicono che sono solo. Questo c'è un lettore che. Sì. Non ci sta. Ti basta un po' troppo. Vedremo. E fa una essere un troppo esagerata. Perfetto. C'è un'altra dimostrazione. Scusate, barattato. L'utilizzo di questa giornata con delle dimostrazioni del sogno, quando vi ordina io lo seguo. Se fate davanti. È tutto. Io. Cambiamo, eh? Sì, lo sto bene. Allora, benvenga. Ricominciamo. Grazie, mancato Carmesano. Allora, ricominciamo. 7, 9. Ciao Mauro. Ciao. Siediti. Riniziamo la seconda parte, quindi lui ha cambiato le carte,
la prima parte me la sono segnata come erano collegati e ricominciamo 1, 2, 3, 7, 9, 11. Iniziamo dal brano numero 7 ed è quello sinfonico? Sì, ma è no, non è giusto. Allora, numero 1. Numero 2. Direte se ti misuro meno. Invece la seconda sessione
Sapete cosa avete scelto la prima sessione? Cioè la prima sessione. La prima sessione è video cambiare. La prima sessione non era. Il secondo non era il normale. No, la prima sessione, il secondo è il KTM. Ah, primo era l'audio e non ha. Esattamente questo è successo stamattina. È uguale. Segno che ci sento. Prima sessione è KTM. Seconda sessione. Seconda sessione. Seconda sessione sarebbe 456, 1, 2, 3. Ah, ok, quindi 456, quindi seconda sessione. 3. No, scusami, seconda sessione 1. Sono 2, sono modificati. 2. Seconda sessione 2. Seconda sessione 1. 2. 3. 3. Qua c'è un pari merito praticamente, tranne il 2. Abbiamo detto che il 2 è il liscio, adesso il 2 è il liscio nella seconda sessione, il primo è il KTM che ha preso io 2 voti, l'Arion invece alla fine, e il terzo è l'Arion che stavolta che era discusso con il 2, però avevo una discussione anche all'inizio, avevo una discussione col 2. Io ho messo in realtà chiaramente il 3, che cos'era? Ah, non adesso... c'era dietro, aspetta. Sì, infatti. Aspetta, dove sta? No, io sono quello a sinistra, il fogliettino quello più. Questo qui? Quello è il primo. Ah, io so 3 qui, secondo, Esatto, 3. Ok. 3, 2, 1. Allora, secondo sconto 3. Se ne trovi uno secondo che sconto 3. Che usa la faccia è sempre 2. No, poi era il contrario, ecco. Scusami. Primo sconto 2, 1, 3. No, non è quello mio. Quello lì è. Questo qui sotto, però lì. Questo è il brano, sì, no? Questo qua. Sì. Quindi questa è la prima sessione. La piccolina, il quadrettino piccolo. Ma che colore è questo? Chi ha vinto la seconda sessione? Il primo. C'è scritto il primo. E l'altro il secondo. Questa l'ho messo bene, quindi la seconda. Sì. Ma la seconda sessione? Il primo. Per me è il primo. Allora va qua. Secondo il questo primo. Questo era lì. Era lì. Il 2 più o meno, il 2 e il 3 e il 3. Siamo lì, e ripeto, 2 voti al KTM, 3 voti al liscio e 2 voti all'audio. Sicuramente i primi 3 brani, l'abbiamo sentito anche stamattina, c'è un po' più differenza. Sono stati scelti bene e scelti, come si chiama? Gefrusti. Quindi, quali erano le differenze? Gli altri. Vabbè, diciamo questo sistema qua è medio alti, è un sistema, ripeto, da listino stiamo più sopra i 40.000 euro. In realtà il prezzo commerciale, queste sono circa 10.000, street price, e quello lì, visto che è un usato, sta sui 10.000, quindi stiamo su 20 anche meno. Sì, è un medio alto molto particolare, sì. Analitico, qualche lettore naturalmente che ha la possibilità di analizzare in modo più esperto, però alto, a chi piace, a chi non piace, naturalmente. È tutto soggettivo, dopo alla fine, però mi sono trovato un po' fortuna che l'avevo votato il K, che avevo un S un po' eccessivo sul primo brano. Ah. Faceva una S talmente alla fine, ecco perché. No, questa me la registrevo. Perché? Perché questa è. Non l'ho registrato comunque, ma qua ti registro in HD. No, non devi registrare, perché sono. Lo so cosa vuoi fare. Lo so cosa vuoi fare. Allora, stamattina no. C'è stato il plebiscito, quasi l'80% hanno scelto K e abbiamo fatto senza cambiare a metà non abbiamo cambiato, non abbiamo fatto questo, abbiamo lasciato questo. Adesso però devo prendere una decisione. Allora, il primo è stato, cioè K aveva 4. Compresi gli altri due, aveva 6 voti K contro i 3 voti audio, quindi ha vinto K. E anche qui, alla fine, il K è il... qual è il K? Il 2, 3 mi sembra che sono... E il K è l'1. È l'1. Qui dovrei chiedere il liscio, però comunque ha preso tanti voti sulla prima sessione che promuovere il K. Fare passare sessione, sì, per... confronto tra io devo scegliere un lettore che devo confrontare adesso con il presidente K. Però sappi che il K avrà un S così allora non so. Quindi adesso cosa faccio? È un serpentino. Confronto il a questo punto mi riserve mi riserve il tuo aiuto Fabio. No. Allora,
chiamata serve, io adesso ti ho collegato, devi collegarmi questi due. Oppure faccio il due di scambi, uno qui e uno qui. Fai un bel anche con spegnere almeno 3 grazie. Grazie, ho detto 10.000 euro, vuoi dire? Sì, già di listino sono sui 13, poi Martin Lore, sono le Sony Pix. Ma sono in produzione tuttora, sì. Sì, sì. Sono un bel medio alto. Caro Mauro, più belle pesche. Ti faccio un riassunto mentre ci cambia di controlla. Abbiamo tre occhi, quello liscio e due modificati. Le possessioni erano quelle prima di avanzo del piano. Sì, poi è arrivato già. Io ho sentito solo la seconda missione. Era solo la seconda missione. Ci siamo sui altri brani e adesso li sento. Non è una tutta il brano. Ok. Quindi ho sentito solo gli ultimi due brani della seconda sessione. Ho sentito la terza di Mahler e il contrapasso della voce. Ci abbiamo anche un pianoforte, ci abbiamo anche la chitarra. Hanno scelto pure i brani loro, io non ho scelto nulla. E sono tre lettori che abbiamo allineati col livello, misurando direttamente l'uscita del pre che va ai finali con la precisione. L'abbiamo allineati a 1 kHz. Sono tutti allineati a 1,8 volt, che è quello che usciva più basso, diciamo. E la differenza è entro 0,3 dB. Non sono cioè non è più o meno 0,15 dB. E la diversità di risposta in frequenza è minima. Ce n'è uno che ha tipo mezzo dB, 0,8 dB in gamma bassa, leggermente più alto. Sono uno è liscio, uno ha cambiato clock, operazionali, ha levato il condensatore alla fine, ha accoppiato in DC. Ha messo un serpente per le... Poi questo qui invece con non c'è gli operazionali, c'ha uno stato di uscita discreti, senza controreazione, e questo è quello liscio. E abbiamo utilizzato il pre Musical Fidelity e il liscio. Secondo me suona in maniera pazzesca. E adesso il vincitore, tra virgolette, di misura, lo confrontiamo con lo Yang DSD, che usiamo come DAC e come meccanica usiamo un Oppo. Perché? Perché il liscio con la modifica costa alla fine 2002, una meccanica Oppo che è il 103 costa 700, questo costa 1500 e fa più o meno 2,2 lo stesso. Quindi diciamo che ci siamo. Quindi verifico. Allora, io preferirei che ci concentrassimo su due o tre tracce. Avete delle preferenze? Vi ricordo, vi faccio sentire molto velocemente la prima. Vi piace questa? Poi c'è questa, chitarra acustica, voce. Come voglio la voce femminile, il contrabbasso e la voce, questa qui. In realtà io vorrei fare, perché
spesso il secondo si preferisce statisticamente, quindi dovrei fare 1-2, 2-1, 1-2, lo posso fare? Sì. Ok, allora partiamo 1-2. Aspettiamo 2 secondi che prendiamo un'altra scala. Adesso contento, avevo paura di dare una preferenza. Allora, diciamo che è negativo tutte le due ha volte. Ammesso, questo lo posso dire, che ovviamente sui forum si esagera e quindi il devastante alla fine bisogna pesarlo con cognizione di causa. Però sai che ogni parola c'è sempre una conseguenza. Qual è il problema? È ogni azione. Il problema è questo, che se tu prendi la macchina modificata, la metti, la colleghi e sai che sta andando la macchina modificata, cioè non c'è un po' di sudditanza psicologica, cioè, sì. Soprattutto se c'è l'amico che te l'ha portata e dice ah senti adesso come va bene. E io specialmente se la compro. Esatto, dove hai speso che l'automobile. Allora, è innegabile che le differenze ci siano. Però di che ci stanno? Cioè l'abbiamo visto a maggioranza, sia a Bologna che qui. Le differenze ci stanno con impianti completamente diversi. PMC è un finale in classe A contro quest'altra meraviglia, le differenze ci stanno, è più che meno, là c'aveva una gran bassa magari diversa, era un po' più caldo di là, vero? Non so, anche se poi era un ambiente molto assorbente, erano sì, più stretti, anche se non sono quelli che erano in seconda fila. Allora l'Aurion che c'ha una gamma bassa leggerissimamente un po' in evidenza, e qua non è venuto fuori, lì veniva fuori meglio, e chi era in seconda fila che era più vicino alla parete di fondo non lo ha scelto, è stato penalizzato. Questa cosa l'ho sottolineata, sì, infatti. Invece qui no, questo problema non c'è. No, no, sono contento. Sicuro? Mi stai prendendo in giro? No, perché no, sono contentissimo, e guarda, io sai che la mia paura era al contrario. Allora lui me l'ha già dato il suo K tempo fa, gli ho fatto fare un bel giro, ce l'ho sentito da me, l'ho sentito da alcuni amici benestanti, diciamo così. E ma questo ho detto, abituato ormai da quasi un anno al suono del liscio, probabilmente che ho scelto e che ho comprato con regolare fattura, e anche se usato, però io preferisco quello liscio perché io preferisco quello liscio perché non ci sento tanto. Siamo due soldi. E quindi poi che sia dai, vicino io, dai. Vado dai. Allora iniziamo, numero 1 traccia 1 2 3 stella numero 2 adesso il 3 prima, cioè il 2 prima e poi l'1, quindi lascio questo e sentiamo la traccia numero 3, quella della SLG. La faccio durare un 20 secondi di più, eh? E adesso l'1, sempre il drum numero 3. Ora sempre riparto dal primo ed è la terza di male, quel pezzo di 20 secondi che dura così poco, lo faccio tutti due volte, gli faccio 1-2 1-2. Adesso
2-1, quindi metto, rimetto 2 ed è la 11. Adesso è il 2? Il 2. Effettivamente le differenze sono più sfumate. E poi mi sono perso con le inversioni primo-secondo e alla fine c'ho veramente il dubbio che ho fatto un po' di confusione. Se volete, dopo che vi dico quali sono, possiamo rifare, così vediamo se sapendolo vi cambia qualcosa. Ma io non sono sicuro, però forse il primo. Diciamo che di misura si è ribaltato quello che è successo stamattina c'è stato un plebiscito per lo Yang e invece adesso il primo che prevale ha vinto un po' meno eclatante ed è lo Yang il primo lo Yang? È lo Yang il più equilibrato. Sì. Ma l'ho sentito che cos'è il primo? Lo Yang di SD.